molecolari coinvolti in una patogenesi che appunto è la neuropatia periferica indotta da farmaco da chemioterapico, e utilizzare questi modelli poi ci servirà comunque anche per andare ad effettuare delle valutazioni correlate anche di farmaci analgesici piuttosto che farmaci neuroprotettori, quindi che è un po' il nostro scopo ultimo. Quindi diciamo che la nostra ricerca, che parte un po' dal bancone, insomma, quello che mi auspico è che poi possa effettivamente andare al letto del paziente, quindi cercare una direzione appunto di traslabilità di questa ricerca e essere poi utile al paziente stesso. Quello che vi mostrerò oggi è una breve introduzione su che cos'è la neuropatia da chemioterapico, semplicemente partendo dall'idea che la neuropatia è quel danno che avviene poi a livello del sistema nervoso periferico, e appunto sarà quella che poi noi caratterizzeremo tramite modelli animali piuttosto che modelli in vitro, e successivamente vi mostrerò dei target specifici di questi farmaci, come ad esempio la tubulina, passando poi a vedere varie classi di farmaci che agiscono sul sistema nervoso periferico, danneggiandolo appunto e dando questa alterazione principalmente sensitiva. E infine avrò modo di illustrarvi qualche, diciamo, approccio più recente, sempre che ho avuto la possibilità di studiare, e siamo nel tentativo di appunto valutare diciamo, meccanismi innovativi o comunque relativi nello specifico a un farmaco particolare che mi è diciamo, a cuore, che è il bortezomib, un farmaco appunto che ho iniziato a studiare tempo fa e che insomma, ha dato delle soddisfazioni. Quindi ho il piacere di condividere con voi queste esperienze, insomma. E infine ci sarà un breve, giusto accenno a quello che poi appunto tramite questi dati preliminari è stato il background che ci ha permesso di arrivare poi a sottomettere un cariplo e quindi un grant importante, e abbiamo appunto avuto la possibilità di vincerlo, quindi avrò il piacere di mostrarvi un po' l'idea che sta alla base di questo cariplo. Utilizzo questa breve introduzione un po' sull'incidenza del tumore, diciamo, per quanto riguarda, vabbè, casi in Europa piuttosto che in Italia, e giusto per darvi un'idea della quantità di popolazione che affligge questi pazienti, appunto, che sottoposti a chemioterapia sviluppano delle condizioni che risultano a volte invalidanti e quindi vanno a alterare la qualità di vita dei pazienti stessi. Quindi, giusto per darvi un'idea, quello che voglio mostrarvi è come vi sia un'incidenza in Italia, questi sono dati praticamente recenti perché nel 2020, derivati poi dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, e vanno a mostrare come comunque vi sia una numerosità elevata di nuovi casi. Stesso trend purtroppo è evidente anche in Europa, quindi questi dati sono appunto volti a mostrarci come vi siano quasi 4 milioni di nuovi casi all'anno in Europa, complessivi di tutte le forme tumorali. Questo grafico nello specifico mi serve per mostrarvi come queste tre tipologie di tumore, quindi come la tipologia polmonare piuttosto che mammaria o del colon retto, siano dei tumori che sono trattati principalmente da farmaci taxani, quindi della classe dei taxani e dei platani derivati. E questo sta proprio a voler indicare come una grossa fetta di tumori siano appunto trattati da farmaci chemioterapici. E sappiamo inoltre che circa 2/3 di questi farmaci, di questi pazienti, purtroppo sviluppano una neuropatia periferica. Quindi teniamo conto che 2/3 di questa grossa fetta di popolazione svilupperà la neuropatia, e addirittura 1/3 di essi andrà a sviluppare poi una sintomatologia che si ripercuote anche una volta sospeso il trattamento chemioterapico stesso. Quindi insomma, stiamo parlando all'incirca di 1 milione, 1,5 milioni di nuovi casi all'anno in Europa. Purtroppo, come recenti dati ci mostrano, a livello di questa popolazione vi è questa incidenza che risulta essere all'incirca del 70% per quanto riguarda i pazienti che vengono trattati con la chemioterapia,
dopo all'incirca, insomma, dopo un mese dal primo trattamento, e abbiamo anche una grossa fetta, quindi quasi un 35% di pazienti che mostra sintomatologie, quindi dovute a queste alterazioni anche dopo più di 6 mesi dalla sospensione del trattamento stesso. Quindi, insomma, capite la rilevanza e l'importanza di questa condizione invalidante per questi pazienti. Purtroppo attualmente non ci sono grossi farmaci importanti, insomma, noti e conosciuti in grado di ridurre questa neuropatia, né tantomeno, insomma, evitare la sua insorgenza. Qualcosa è noto a livello della doxorubicina, della duloxetina, che è un farmaco che però, anche secondo l'ASCO, è, diciamo, suggerito, ma potenzialmente bisogna comunque avere prudenza per il suo utilizzo. Quindi, ecco, diciamo che appunto a livello di terapia ancora siamo purtroppo a un livello, insomma, non soddisfacente. A questo punto mi sposto per darvi un'idea ulteriore di quello che consiste la sintomatologia del paziente. Giusto per agganciarmi quanto più possibile alla parte clinica, e come potete ben vedere dall'immagine, la sintomatologia è una sintomatologia prettamente che ha una distribuzione, come vedete qui, distale verso la parte prossimale, quindi inizia dalla terminazione delle parti appunto terminali degli arti e va poi a indicare una condizione di come dire, danneggiamento a livello appunto sensitivo, quindi a livello di propriocezione, avviene proprio l'alterazione della sensibilità e quindi risulta a volte anche una compromissione motoria, quindi con anche un'indicazione diciamo dell'equilibrio e fino a casi proprio di diciamo potenzialmente possibilità di cadere del paziente stesso. Quindi, insomma, capite perché risulta essere effettivamente invalidante questa condizione. E in alcuni casi, come poi vi farò vedere per il bortezomi, un'altra sintomatologia molto fastidiosa è anche l'insorgenza del dolore neuropatico. In questo caso abbiamo qualche farmaco che appunto è più adibito a curare questa sintomatologia, mentre appunto meno abbiamo per quanto riguarda l'insorgenza della neuropatia periferica. Questa slide dimostra come effettivamente a livello, insomma, l'insorgenza di queste neuropatie vi siano vari meccanismi che risultano essere coinvolti e spesso, insomma, no, come dire, vi è una condizione addizionale degli stessi meccanismi, non vi è un unico meccanismo, ma vi sono invece un cofattori che possono andare da alterazione a livello dei mitocondri, quindi disfunzioni mitocondriali, piuttosto che induzione di stress ossidativo, alterazione della struttura del microtubulo, che porta poi magari appunto anche un'insorgenza di neuroinfiammazione. Teniamo ben presente che comunque un meccanismo di neurotossicità deve essere ben distinto invece da un meccanismo di attività antitumorale, in quanto spesso le due cose non vanno di pari passo. In un caso, logicamente, andiamo più verso una condizione di proliferazione cellulare, di inibizione di essa, invece in questo caso noi abbiamo dei meccanismi che vanno invece a indurre una neurotossicità. Come vi indicavo all'inizio, il nostro laboratorio si occupa di caratterizzare dei modelli animali e questi sono solo alcuni degli esempi che vi riporto, quindi dei farmaci più noti chemioterapici. Sono stati caratterizzati negli anni, appunto, nel laboratorio del professor Cavaretti, vari modelli murini, quindi poi anche con appunto caratterizzazione sia per quanto riguarda ratti e topi, e è possibile vedere come diverse classi di farmaci vadano a targettare diversi target ultimi, quindi con diversi meccanismi d'azione di attività antitumorale e di attività neurotossica. Logicamente, noi ci concentreremo principalmente su ciò che avviene a livello del sistema nervoso periferico. Questi sono solo alcuni dei test che vengono effettuati appunto nel nostro laboratorio.
e vanno a indicare, a valutare quelle che possono essere le alterazioni comportamentali degli animali, quindi che vanno a, ad esempio, cercare quella similitudine con la neuropatia periferica dolorosa, quindi ad esempio il dynamic test viene utilizzato per una valutazione dell'allodinia meccanica piuttosto che una valutazione della sensibilità termica. Ed infine, grazie al gruppo di istologia che appunto supporta e presenta il laboratorio, è anche una grossa parte insomma, di studio viene fatto a livello morfologico e morfometrico dei tessuti periferici che vengono appunto prelevati alla fine delle sperimentazioni. E ad esempio, qui vi riporto appunto delle semplici immagini. Di ganglio piuttosto che di nervo periferico che possono appunto essere ottenute sia mediante microscopia ottica che elettronica ed infine anche è possibile visualizzare tramite la valutazione della densità delle fibre intraepidermiche se in qualche modo avvenga una riduzione di quelle fibre che sono correlate al dolore neuropatico. Quindi ecco, questo è giusto un quadro per darvi l'idea di come rispetto alla clinica, dove principalmente viene effettuata una valutazione di tipo neurofisiologico, come anche in questo caso noi abbiamo, vi è la possibilità quindi di andare a fare degli studi di neurofisiologia che però poi appunto correlano anche con una parte istopatologica e comportamentale. Per quanto riguarda dopo questa breve introduzione, la mia idea è di darvi anche poi un'idea dei vari target che quindi possono essere colpiti da questa neuropatia, prima poi di addentrarci per quanto riguarda il bortezomib. Il primo target che appunto porto alla vostra attenzione è la tubulina, quindi come la tubulina passa da essere da una proteina del citoscheletro a essere poi invece il target di farmaci neurotossici. Questo è proprio in quanto a questo ruolo chiave in questa funzione fondamentale della cellula, ecco, soprattutto della divisione cellulare. Quindi, come possiamo vedere, qui abbiamo varie classi di farmaco che sono quelle poi appunto più comunemente utilizzate in clinica e abbiamo come meccanismi d'azione e meccanismi poi invece propri dei farmaci che sono andati in grado di andare ad alterare l'equilibrio della dinamicità dei microtubuli, quindi ad esempio il paclitaxel o il docetaxel vanno a inibire la depolimerizzazione del microtubulo, contrariamente a quanto avviene per la vimbrastina e la colchicina che invece non permettono la polimerizzazione del microtubulo, ma questi sono semplicemente degli esempi, ecco. Anche in questo caso vi riporto come è possibile vedere appunto i siti di danno a livello del sistema nervoso periferico, quindi principalmente ganglia cerebrospinale, microtubuli e terminazioni nervose per quanto riguarda il paclitaxel, piuttosto che appunto gli stessi target con anche qualche aggiunta per quanto riguarda anche gli altri farmaci, ma quello su cui vorrei concentrare la parte successiva di questo seminario è il bortezomib. Quindi, appunto, come vi anticipavo prima, questo farmaco che ha una componente anche dolorosa che viene appunto associata ad essere invalidante poi per il paziente stesso, che si associa quindi a un dolore neuropatico con presenze di parestesia, soprattutto come dicevamo prima, nelle estremità, nelle parti più estreme degli arti. Questo farmaco è un farmaco che appunto come target non ha, diciamo, primariamente la tubulina, è un farmaco che è noto per la sua attività antitumorale come inibitore del proteasoma e la sua infatti attività è quella di andare, una volta che viene inibito il proteasoma, ad avere un accumulo di proteine che non vengono degradate, vanno quindi a indurre uno stress del reticolo endoplasmatico che poi conduce a un arresto del ciclo cellulare, quindi poi oltre a tutti questi fattori, che porta alla funzione ultima poi dell'apoptosi. Questo farmaco è un farmaco che viene appunto utilizzato in clinica come farmaco di prima linea e appunto è stato approvato dalla Food and Drug Administration nel 2003, principalmente per la cura del mieloma multiplo e mostra un'incidenza e quindi appunto presenza di questa neuropatia nel 40% dei casi dei pazienti e purtroppo insomma questo dato è sempre un po' in crescita. La sua peculiarità, un po' come anche altri farmaci che abbiamo citato fino ad ora, è
quella di avere una sonopatia che risulta essere principalmente sensitiva. Quindi quello che ci siamo chiesti noi, come dicevamo prima, è quanto si discostano i target dell'attività antineoplastica rispetto a quello invece dei meccanismi di neurotossicità. Quindi il mio lavoro è iniziato appunto all'inizio, diciamo, del mio percorso in laboratorio con la valutazione della polimerizzazione della tubulina in un modello in ratto di neuropatia periferica indotta da bortezomib, e come potete vedere da queste immagini, appunto, sono state fatte delle rilevazioni sia per quanto riguarda appunto la componente morfologica, quindi con un'evidente diminuzione delle fibre per quanto riguarda la parte appunto distale dei nervi caudali. Successivamente sono state fatte, cioè ulteriormente sono state fatte anche delle rilevazioni per quanto riguardano appunto le velocità di conduzione, quindi come dicevamo, quella valutazione che ci permette di andare a valutare principalmente la popolazione di fibre di grosso calibro. E anche in questo caso è stato dimostrato come vi fosse effettivamente l'insorgenza di una neuropatia periferica. Ulteriormente è stato poi costituito, insomma, analizzato l'istogramma della distribuzione delle fibre amieliniche. In questo caso forse è un pochino piccolino, però comunque il senso anche questo test era in correlazione con i test precedenti, andando appunto a valutare come vi fosse una riduzione delle fibre di piccolo calibro, proprio perché anche da test comportamentali è stata evidenziata la presenza di questa componente dolorosa. E oltre a altri risultati, appunto, che però non sto qui a dilungarmi, quello su cui voglio appunto focalizzarmi è come, una volta prelevato il nervo sciatico da questi animali trattati appunto per 8 settimane per via endovenosa con questo chemioterapico, vi fosse una chiara insorgenza di polimerizzazione della tubulina. Quindi questa evidenza è stata poi ripetuta, comunque confermata anche da analisi che sono state effettuate in vitro, ovvero dove dei neuroni, sempre da gangli derivati da ratti Wistar femmine, sono stati prelevati e analizzati, sia per quanto riguarda neuroni con derivazione embrionale piuttosto che in derivazione adulta, e in entrambi i casi si è vista questa tendenza di aumento della polimerizzazione della tubulina. Questo dato, appunto, insomma, è anche un po' comprensibile data anche diciamo, permeabilità, insomma, della vulnerabilità, mettiamola così, dei neuroni, proprio perché sappiamo che il sistema nervoso periferico, a differenza del centrale, ha una barriera insomma, che permette sfortunatamente il passaggio di questi farmaci chemioterapici. Insomma, partendo da queste evidenze, quindi prendendo in considerazione le alterazioni che sono state viste a livello proprio della tubulina, il passaggio successivo, quindi la domanda successiva che mi sono posta, è se quella che il trasporto assonale fosse comunque coinvolto, data appunto la sua correlazione con la struttura dei microtubuli, fosse comunque coinvolto in questa neurotossicità di questo chemioterapico. E quindi, appunto, vedendo come già anche altri farmaci in cui il target principale era, differentemente appunto da bortezomib, la tubulina e i microtubuli, ho appunto deciso, insomma, grazie alla possibilità di andare a studiare una metodica particolare, il mio studio si è appunto spostato, comunque ha voluto approfondire questa tematica, andando a vedere proprio come e se vi fosse un'alterazione a livello del traffico mitocondriale. Logicamente, come sappiamo, i microtubuli sono quei, diciamo, binari che permettono il trasporto sia anterogrado che retrogrado, sia che di vescicole, ma a maggior motivo anche dei mitocondri, ed è quindi stato il motivo per cui mi sono spostata e ho avuto la possibilità e la fortuna di andare a effettuare questo periodo di training in Michigan, all'Università del Michigan, presso il laboratorio della professoressa Feldman. E grazie a questa metodica sono quindi riuscita ad andare a investigare se in qualche modo vi fosse appunto una compromissione del traffico assonale, ma nello specifico del trasporto dei mitocondri. Quindi quello che sono andata poi appunto a vedere
potete un pochino vederlo qua, è giusto un'immagine esemplificativa di come è stato possibile marcare i mitocondri tramite questa metodica della MitoGFP, quindi con questa metodologia di un baco, di baculovirus che viene endocitato all'interno della cellula e permette quindi poi di esprimere la GFP. E grazie al confocale, quindi grazie all'utilizzo della microscopia appunto del confocale e a una valutazione continua, quindi un live cell imaging di questa metodica, è stato possibile valutare come dei neuroni che sono stati presi da un modello animale, un modello di topo, messi in coltura e appunto trasfettati con la GFP. E appunto questo è giusto per darvi un'idea, ma penso si veda in maniera chiara, come si possano insomma seguire questi mitocondri. Questo è giusto per darvi un'idea di quello che avviene a livello poi di analisi di software, perché una volta appunto individuato il stoma e l'assone e il neurite, insomma, che noi poi vogliamo andare a indagare e a valutare trasporto dei mitocondri lungo questa estensione, quello che facciamo poi effettivamente appunto è fare delle scansioni ripetute, quindi ogni 2 secondi e mezzo di queste immagini, che poi sommandole tutte vanno a costituire un video per una durata complessiva di 2 minuti e mezzo. E grazie a questo software che poi insomma è il Metamorph, definito appunto come software che viene utilizzato anche per mille altre cose, però appunto è il software che ho utilizzato, è stato possibile valutare come, ad esempio, vedete all'interno di questo quadrato, è possibile seguire questo mitocondrio molto 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 veloce e come potete vedere è la stessa distribuzione che poi, lo stesso spostamento nello spazio che esso stesso fa, in quanto poi il programma, il chemograph, è in grado di fornire dei fogli, diciamo, di lettura che poi ci permetteranno di andare a valutare vari parametri di questo spostamento dei mitocondri che andiamo a vedere. Quindi, appunto, questo ad occhio è effettivamente un mitocondrio molto veloce, di solito non sono così chiari, insomma, così evidenti a occhio nudo, ma grazie a questo software, a questo processo, è possibile proseguire con lo suo studio. I dati che appunto riusciamo a ottenere grazie alla creazione di questi 2 fogli, appunto, grazie appunto definiti come fogli di Chymograph, possiamo vedere come vi sia un indice di percentuale di motilità dei mitocondri stessi piuttosto che della diciamo, direzionalità del mitocondrio. Quindi noi siamo in grado di definire se il mitocondrio si sposta dal soma e quindi ha una direzionalità anterograda piuttosto che retrograda. E questo è effettivamente quello che poi viene fatto manualmente a livello appunto della traccia fornita da Chymograph. Oltre logicamente alla percentuale, quindi vi è la direzionalità e anche un indice di velocità. Questi sono invece due grafici, due scusate, proprio piccoli video in cui se voi fate attenzione si vede anche in questo caso come vi sia lo spostamento dei mitocondri, cioè sono abbastanza alcuni molto più veloce e altri un pochino meno. E questa cultura deriva proprio da una cultura di controllo, quindi in questo caso vediamo benissimo come comunque è chiaro il movimento che avviene a livello lungo l'assone. In questo secondo caso invece vediamo che è tutto un pochino fermo, non vediamo mitocondri che si muovono e questa è la condizione, diciamo, peggiore, nel senso che è la condizione di uno stress tossico, che appunto avevo somministrato una concentrazione importante di bortezomib e questo è l'effetto che appunto poi è andato a dare quello, diciamo, dell'immobilità, della riduzione della mobilità dei mitocondri. Ecco, questo semplicemente è un ricordo appunto di come avviene questo procedimento poi in time lapse.
Questi sono giusto i risultati che ho ottenuto da questo studio, quindi appunto trattando le culture cellulari neuronali, scusate, nello specifico, vediamo come vi sia una compromissione della motilità dei mitocondri, quindi una compromissione concentrazione dipendente, e inoltre è possibile vedere che mentre a livello della direzionalità non vi sia una specifica preponderanza di inibizione di una verso l'altra, mentre vediamo invece anche in questo caso una dose dipendenza per quanto riguarda la velocità media della direzionalità, sia per quanto riguarda quella anterograda che retrograda. Quindi questi sono stati dei dati incoraggianti che ci hanno spinto un po' a credere che comunque l'alterazione del trasporto assonale anche a livello appunto in seguito al trattamento col bortezomib fosse uno dei meccanismi diciamo rilevanti. In questo caso siamo andati comunque a valutare anche la vitalità delle cellule stesse, quindi della cultura stessa, e fortunatamente a livello di vitalità non vediamo alcuna alterazione in seguito al trattamento, diciamo la dose maggiore di trattamento col chemioterapico. Quindi comunque anche in questo caso mentre con i 15 nanomolare a livello di trasporto assonale mitocondriale abbiamo visto una praticamente stazionalità, insomma una inibizione del traffico, per quanto riguarda la vitalità, quindi la sopravvivenza, non vi sono invece degli impatti importanti. Sono stati effettuati poi alcuni studi per quanto riguarda degli estratti tramite Western blot, in cui siamo stati appunto in grado di dimostrare come quella concentrazione, quindi dei 10 nanomolare, che è quella che poi è. Cristina, ti sei bloccata. Non ti abbiamo sentito per un attimo. Sono tornata? Sì, sei tornata. Ok. Quindi dicevo, come a livello di tubulina delle 24 ore non abbiamo comparsa comunque a questa tempistica della polimerizzazione calcolata come frazione polimerizzata, fratto, insomma la frazione totale, quindi pellet più surnatante, mentre a livello alla tempistica delle 72 ore abbiamo l'insorgenza o comunque questo evento di polimerizzazione della tubulina. Questo evento viene un pochino, diciamo, questo trend viene ricopiato un po' anche dall'espressione delle MAP2, in quanto possiamo vedere come alle 24 ore, anche in questo caso, non abbiamo una grossa statistica differenza rispetto ai controlli, mentre risulta poi importante alle 72 ore. Quindi, insomma, l'idea poi di andare a studiare le MAP è solo perché comunque, come è noto, sono delle proteine che stabilizzano microtubuli, quindi anche questo volto a studiare se in qualche modo vi fosse anche qui qualcosa di correlato, appunto, dato il dato evidente di polimerizzazione della tubulina. Quest'ultimo, diciamo, una volta terminato questo studio, quindi avuti questi dati importanti sulla tubulina e quindi sull'eventuale coinvolgimento del traffico dell'impairment del traffico assonale e quindi poi anche della polimerizzazione stessa, quello che siamo andati poi a valutare è stato anche grazie a una collaborazione che abbiamo con l'Università della Columbia e con la dottoressa Bartolini, professoressa Bartolini, la eventuale presenza di modificazioni post-traduzionali nella CIPN, quindi anche in questo caso siamo andati a valutare come la dinamicità dei microtubuli potesse essere alterata e in questo caso abbiamo deciso di andare appunto a studiare queste modificazioni, che sono delle modificazioni in alcuni casi irreversibili, mentre alcune fasi diciamo terminali di queste modificazioni, come la modificazione delta 2, invece risultessero una modificazione irreversibile. Quindi noi, come appunto dalla letteratura sappiamo, tra i vari meccanismi di stabilizzazione appunto dei microtubuli, abbiamo anche una componente di queste modificazioni post-adozionali che vanno poi ad alterare anche altri fattori, come appunto possono essere la chinesina piuttosto che appunto la dineina, quindi
le proteine motrici che sono note appunto a agire per essere coinvolte nel traffico, diciamo, lungo l'assone. E quello che siamo andati a verificare, utilizzando sempre il nostro modello in ratto di trattamento con il chemioterapico, quindi sempre la nostra schedula di trattamento appunto che vi ho mostrato precedentemente, in questo articolo, che tra l'altro è uscito un mese fa, più o meno, un mese e mezzo fa, siamo stati in grado di valutare come effettivamente vi fosse un'implicazione anche di questa, una compromissione, insomma, di questa espressione della delta 2 nello specifico. Quindi noi siamo partiti da uno studio in vivo, quindi abbiamo trattato il nostro modello per 8 settimane, lo schema, diciamo, ormai noto e ben stabilizzato nel nostro laboratorio, e siamo andati anche in questo caso a valutare sia le condizioni di neurofisiologia che per quanto riguarda i test comportamentali, e possiamo vedere come in entrambi i casi fosse stato anche qua dimostrato l'insorgenza della neuropatia stessa. In questo caso diciamo, le schedule di trattamento valutano sia una schedula acuta e una scheda invece cronica, quindi come schedula acuta intendo una singola somministrazione, ed è stato visto come sia in gangli della radice dorsale, quindi prelevati a fine trattamento, ma anche nel nervo sciatico, vi fosse questo incremento di espressione di questa proteina delta 2, di questa modificazione della tubulina delta 2. Quindi addirittura per quanto riguardano i gangli, per quanto riguarda appunto la singola dose, è evidente come vi sia immediatamente un incremento di quasi 4 volte tanto rispetto alle altre tipologie di modificazioni postadiuzionali indagate. Inoltre, abbiamo avuto anche, hanno avuto la fortuna di avere anche del tessuto una biopsia del nervo surale direttamente da paziente trattato con bortezomib, e anche in questo caso sono stati in grado di andare a valutare come vi fosse una espressione effettivamente maggiore di questa delta 2 rispetto a pazienti invece trattati chemioterapico. Quindi anche in questo caso abbiamo avuto una conferma per quanto riguarda poi la parte appunto di un campione umano. Successivamente, quello che hanno fatto poi è stato di andare a valutare in modelli, quindi di neuroni sensitivi, come vi fosse, se vi fosse diciamo, se fosse tempo dipendente o concentrazione dipendente rispetto alla somministrazione e trattamento col bortezomib. E quello che siamo stati in grado, insomma, di rilevare è stato che effettivamente vi è anche in vitro questa significativa incremento appunto di espressione della delta 2, e inoltre possiamo vedere da questo grafico come questa diciamo significatività sembrerebbe essere presente a partire dalle 24 ore per quanto riguarda l'indice di degenerazione. Quindi tenete conto che l'indice di degenerazione è un valore riferito alla degenerazione assonale. Quindi, secondo questi dati, sembrerebbe appunto che a livello delle 24 ore abbiamo già una condizione di degenerazione assonale, mentre una significatività di incremento di delta 2 risulta essere presente già alle 12 ore. Quindi sembrerebbe un evento precoce rispetto poi alla degenerazione assonale. Quindi effettivamente siamo stati in grado di dimostrare come vi fosse un incremento appunto tempo dipendente di questa sonopatia, e soprattutto poi, grazie poi a degli studi un po' più appunto complicati che sono riusciti poi a sviluppare appunto la Columbia, sono andati anche a investigare proprio dei meccanismi correlati alla dinamicità dei microtubuli, sia per quanto riguarda, insomma, utilizzando sia dei modelli appunto di neuroni sensitivi e anche dei modelli in zebrafish, sempre ottenendo questi risultati. Quindi, data un po' questa overview dei risultati, diciamo, un po' preliminari ottenuti in questi ultimi recenti anni di studio, l'idea è stata quella poi di cercare di capire come
queste varie evidenze potessero effettivamente correlare tra di loro. E proprio qui ho avuto appunto la possibilità di vincere questo carico, e l'idea è quella di andare a vedere come questo trasporto assonale, che è stato quindi dimostrato, possa essere correlato in qualche modo tramite eventualmente, insomma, con anche le modificazioni post-traduzionali. E in questo progetto, inoltre, la mia volontà è quella di andare a valutare se in qualche modo l'interferenza che possiamo vedere a livello dei mitocondri, quindi anche della polimerizzazione della tubulina, possa in qualche modo essere correlata anche con la funzionalità vera e propria dei mitocondri. Quindi abbiamo visto vari aspetti, da qua appunto un pochino il nome del progetto MitoTube, proprio perché appunto coinvolge sia una componente dei mitocondri, sia a livello della trasmissione lungo l'assone, del trasporto lungo l'assone, e poi appunto della tubulina per quanto riguarda la sua componente di modificazioni post-adduzionali, piuttosto che appunto come effettivamente possa agire. E questo è giusto un breve riassunto per appunto mostrarvi l'ipotesi che possa appunto quella essere, che vede insomma un coinvolgimento sia del mitocondrio in sé, quindi sia del suo trasporto, ma soprattutto proprio anche della sua funzionalità. E quindi il nostro interesse è un pochino quello di capire come la degenerazione assonale, che appunto è il nostro punto terminale, avvenga, e come questi due elementi possano interagire tra di loro. Per fare questo, l'idea è quindi quella di andare a definire quale possa essere all'interno di uno stesso modello la risoluzione temporale, quindi quale sia poi un ordine, cosa avvenga prima, proprio al fine di andare a valutare quale possa essere il meccanismo diciamo primario coinvolto nella neuropatia da bortezomib. E per fare questo, oltre al bortezomib, saranno analizzati anche altri farmaci come il carfilzomib, in quanto il carfilzomib è un altro farmaco inibitore del proteasoma, ma che non dimostra una neurotossicità così importante come il bortezomib. E quindi il nostro scopo è quello proprio di andare a paragonare diversi farmaci con peculiarità diverse e vedere a livello di questi target quale sia effettivamente modulato da uno rispetto a un'altra classe di farmaci. Quindi inizieremo, insomma, stiamo già iniziando con lo studio di questa ipotesi, e soprattutto di un'ipotesi che poi è stata confermata, come vi dirò tra poco, da uno studio in silico effettuato sempre per la valutazione di questo meccanismo correlato poi appunto alla tubulina. Successivamente l'idea è quella di andare a valutare ciò che possa essere coinvolto nella stabilizzazione dei microtubuli, quindi diverse classi di MAP, diverse tipologie, piuttosto che proteine appunto come l'ASI, la dineina, e altre eventualmente modificazioni post-traduzionali. Quindi questi sono poi i target principali. E non ultimo, ma in contemporanea verrà effettuata anche una valutazione per quanto riguarda poi la disfunzione mitocondriale, e quindi proprio anche lì ci sarà uno studio dei complessi, insomma, dell'attività, della produzione dell'ATP, quindi una serie di valutazioni appunto volte a caratterizzare bene questi due target. Successivamente vi sarà una seconda fase di valutazione dei target, insomma, quello che ci sembrerà l'elemento o gli elementi più interessanti derivati da questa prima fase saranno poi valutati anche nei nostri modelli in vivo, tra cui appunto quelli che vi mostravo prima. E l'ultimo step, infine, sarà quello di avvicinarci quanto più possibile a una modellistica umana, insomma, quanto più possibile a quello che poi sarà l'utilizzo umano, utilizzando delle culture che ci sono state gentilmente date a seguito appunto di una collaborazione che abbiamo con l'Università della Genopixi di Baltimora, che sono delle cellule, quindi di derivazione embrionale, quindi delle stem cells umane. Quindi questo sarà un po' l'ultimo target che cercherà di valutare ciò che può essere appunto, quale elemento possa essere emerso dagli step precedenti. In questo caso, noi ci valuteremo
basandoci insomma anche su quello che è noto in letteratura già tempo fa, ma anche recentemente, sono già state fatte delle supposizioni su quello che possa essere un differente meccanismo d'azione per quanto riguarda il carfilzomib e il mortezomib. In questo caso sono state fatte nel 2018 delle valutazioni, quindi con un approccio proteomico, e fortunatamente, o comunque quello che è stato rilevato è che vi siano delle alterazioni indotte da bortezomib e non da carfilzomib che vadano ad alterare le proteine del citoscheletro. Quindi questo un pochino a supporto anche di quello che già abbiamo visto anche noi. Noi sicuramente appunto adesso vorremmo anche rivalutare queste condizioni preliminarmente già viste con bortezomib anche in carfilzomib e poi anche in classi di farmaci differenti, quindi appunto ad esempio il paclitaxel. Partendo insomma alla base un pochino anche del progetto Cariplo, un altro dato che appunto ci è venuto un po' in supporto è stata questa analisi effettuata tramite un software innovativo, insomma, definito, si chiama insomma Spillo, e questo software è stato in grado di identificare un binding site potenziale del bortezomib proprio a cavallo tra la beta e l'alfa tubulina, quindi proprio a livello del polimero della formazione poi dei mitocondri, e sembrerebbe che questo legame effettivamente vi sia e avvenga poi in prossimità della tasca del dominio dove avviene lo scambio tra GTP e GDP. Questa ipotesi è stata poi anche valutata e confermata da delle analisi effettuate poi con la tecnica dell'NMR, grazie a una collaborazione col Dipartimento poi di Biotecnologie e Bioscienze, quindi nello specifico con la professoressa Eroldi. Appunto, anche questo studio è ancora un'aggiunta in supporto alle nostre ipotesi e è stato appunto adesso recentemente sottomesso e siamo insomma in attesa delle revisioni. Ultimo dato che vi riporto è quello appunto della valutazione del perché ci siamo spinti e abbiamo pensato un po' a un'ipotesi di mitotossicità relativa sempre al bortezomib, in quanto dei primi dati, insomma dei primi input verso le alterazioni a livello, a carico insomma dei mitocondri, le abbiamo avute già dalla prima caratterizzazione del modello stesso nell'animale, in quanto già appunto in questo modello eravamo stati in grado di valutare, grazie soprattutto alla microscopia elettronica, come vi fossero delle degenerazioni a livello assonali e quindi, come dicevo prima, delle piccole fibre che sono riconducibili al dolore. E soprattutto siamo stati anche già in grado di valutare come vi fossero delle condizioni atipiche dei mitocondri. Quindi i mitocondri presentavano di per sé già morfologicamente delle alterazioni. Quindi questo appunto è stato un altro e ulteriore motivo che ci ha spinti a voler analizzare e ipotizzare questo coinvolgimento mitocondriale. Quello che faremo appunto nel futuro sarà quello di andare a valutare se effettivamente il mitocondrio possa essere un off-target del bortezomib e andremo appunto a valutare la catena respiratoria con i vari complessi, piuttosto che, come dicevo anche prima, ciò che regola la dinamicità del mitocondrio. O ci concentreremo anche ulteriormente sulla morfologia stessa dei mitocondri, quindi anche gli eventi di autofagia, piuttosto che la densità mitocondriale, le dimensioni, per finire appunto anche con dell'analisi proprio delle creste mitocondriali, quindi poi delle forme dei mitocondri stessi. Quindi concludendo, quello che possiamo dire è che ci sono stati vari risultati positivi che appunto ci portano verso questa idea del coinvolgimento di entrambi i cofattori, sia di un coinvolgimento mitocondriale che del trasporto mitocondriale stesso all'interno appunto della neurotossicità da bortezomib. E sicuramente anche è importante evidenziare come la modificazione delta 2, quindi questa modificazione post-traduzionale, risulti essere molto insomma, precoce nel modello presentato e quindi ci aspettiamo anche nel nostro modello di vedere la sua
espressione in tempi precoci. Ecco. Diciamo che tutto ciò ci porterà poi, con ultimo, come, insomma, come sempre, come quello che ci prefiggiamo, di andare a valutare poi eventuali strategie, quindi che vadano a risolvere o comunque ad agire su questi elementi alterati dal bortezzo, nei quali quindi pensare a delle strategie che vadano a migliorare il trasporto assonale piuttosto che le disfunzioni mitocondriali o farmaci che agiscano contro lo stress ossidativo ed infine eventuale anche farmaci che vanno ad agire su quella catena enzimatica che porta poi all'insorgenza, poi appunto all'insorgenza, alla produzione di queste modificazioni post-traduzionali e che quindi appunto sono anche loro possibili target poi da utilizzare per delle strategie neuroprotettori. Per quanto riguarda diciamo, il mio percorso, oltre a insomma, avervi spiegato un pochettino quali sono i vari studi effettuati negli ultimi anni e nello specifico mi sono un pochino concentrata su quello appunto che secondo me poteva essere un po' di maggiore interesse anche per una questione appunto metodologica di tecniche, volevo semplicemente solo farvi presente che vi sono diciamo attualmente in clinica pochi sono i biomarker noti di CIPN, proprio perché la diagnosi di questa patologia viene fatta con la neurofisiologia, quindi il gold standard utilizzato è quello. Ma un'altra componente appunto del mio studio è quello di andare a valutare se siamo in grado insomma di valutare anche altri biomarker che possano invece tramite un prelievo banalmente appunto del sangue, essere in grado di identificare magari precocemente già un'idea, un essere indice insomma di presenza di sviluppo potenziale di neuropatie. E questo appunto è stato un ramo cui recentemente mi sto occupando tramite la valutazione e quantizzazione della catena leggera dei neurofilamenti, che sembra essere un biomarker promettente e appunto che possa poi essere anche utilizzato proprio perché sembrerebbe che la sua presenza, insomma, nel sangue sia antecedente all'insorgenza della neuropatia stessa. Quindi potrebbe essere una buona svolta come marker per la CIPN. E infine anche diciamo un altro ramo di cui mi occupo è quello della neuroinfiammazione, un target che comunque ultimamente sta prendendo molto piede, ma che comunque logicamente coinvolge vari fattori all'interno di un meccanismo di patogenicità e siamo stati in grado di dimostrare come utilizzando delle terapie immunomodulatorie tramite delle monoglobuline, queste diciamo, livelli di infiammazione valutati soprattutto tramite anche la presenza di infiltrato macrofagico nei tessuti periferici si riducesse, quindi comunque siamo stati appunto in grado di dimostrare come questa neuropatia fosse perlomeno, quantomeno per la parte sintomatologica, ridotta perché i test comportamentali hanno consolidato l'efficacia delle monoglobuline su questo versante, ma anche appunto grazie a una evidente riduzione dell'infiltrato macrofagico. Quindi io concludo la mia presentazione ringraziando tutti gli elementi che sono stati presenti fino ad ora e che hanno appunto collaborato con me per ottenere questi dati, quindi questi dati incoraggianti e poi appunto questo grant che spero appunto ci permetterà di avere poi dei importanti risultati da poter traslare nella clinica. Quindi sicuramente il gruppo di lavoro con cui collaboro tutti i giorni a capo il professor Cavaletti, la collaborazione appunto di cui parlavo per l'NMR con la professoressa Eroldi, il software di Spillo che verrà sicuramente utilizzato per studiare anche altri off-target, in primis del farmaco carfilzomib, e anche la parte di collaborazione che riguarda invece le collaborazioni estere, quindi il laboratorio presso cui appunto sono andata per lo studio del traffico mitocondriale,
la professoressa Bartolini per la parte delle modificazioni costituzionali e due giovani ricercatori che mi affiancheranno soprattutto per la parte del cariplo per quanto riguarda la dinamicità dei microtubuli e le disfunzioni mitocondriali. Vi rubo solo un secondo perché ci terrei sicuramente, come non ricordare l'ente finanziatore, quindi la Fondazione Cariplo per questo grant su appunto come bando giovani ricercatori e appunto vorrei rubarvi solo 30 secondi per condividere con voi il sito che è stato appunto da poco finito. Vedo se lo carico. Ringrazio sicuramente voi tutti per l'attenzione e per il tempo che mi avete dedicato. E giusto per mostrarvi in anteprima, in quanto anche i miei collaboratori non l'hanno mai visto, proprio fresco fresco. E ecco, questo è il sito in cui se avete curiosità potete andare a vedere. Insomma, il nostro motto è capire la CIPN poi per poterla conoscere, per poi poterla fare. E niente, quindi qua troverete aggiornamenti se vi interessa per quanto riguarda le pubblicazioni piuttosto che dati recenti di tutto quello che vi ho parlato fino adesso. Quindi un ringraziamento speciale a tutti voi e grazie a tutti per l'attenzione. Io ho finito. Applauso. Bravissima Cristina, vedo che corrono ancora le immagini del gruppo. Allora, un seminario molto interessante che ha decisamente evidenziato come i tuoi interessi siano abbastanza, diciamo, non limitati in un solo campo, ma un po' a 360 gradi. Questa sorpresa del sito è veramente piacevole, quindi complimenti. Diciamo che io sono un po' di parte, c'è qualche conflitto di interesse che io provo grande stima e affetto nei confronti di Cristina, quindi diciamo la verità che un conflitto di interesse c'è. Certo, Comunque, faccio vedere qua. come? Mi dica. C'è qualcuno che vuole già cominciare con le domande? Ho sentito qualcuno parlare? Vabbè, allora continuo a parlare io e poi se qualcuno. Allora, adesso potete aprire i microfoni, potete farvi vedere tranquillamente e quello che mi aspetto sono le domande numerose alla nostra Cristina. Potrei cominciarne per esempio a farne una io. Ho visto che in una diapositiva ci sarà un eventuale utilizzo di cellule staminali embrionali. Per quale motivo? Semplicemente, sicuramente per cercare di avvicinarci quanto più possibile appunto a un modello che possa essere umano. Poi appunto questa linea è già stata caratterizzata dal gruppo di lavoro che appunto ce le fornisce, quindi sia a livello elettrofisiologico che poi appunto di marker di differenziazione sono state effettivamente valutate come cellule che si avvicinano per quanto più possibile ai neuroni sensitivi umani. Quindi questo è il nostro goal, cercare insomma di utilizzare delle cellule staminali embrionali, quindi comunque non ancora differenziate, anzi in realtà sono parzialmente differenziate, sono delle linee immortalizzate che verranno appunto trattate e in cui verrà valutato, diciamo, i target un po' più promettenti delle fasi principali. Ma È uno secondo te il fatto che comunque è tutto legato a questa disfunzione dei mitocondri che non consente quindi blocca il passaggio dei microtubuli? Allora, a tuo parere, perché questo risulta essere molto interessante e che vedo praticamente sarà punto di ricerca, ma in base agli esperimenti che hai già fatto, che hai già condotto, secondo te questo è legato ad una maggiore attività come produzione di energia oppure no? Oppure le due funzioni risultano essere slegate? Da una parte produzione di energia dei mitocondri, dall'altra parte strada lungo la quale i microtubuli procedono.
Noi in realtà appunto siamo partiti da delle evidenze, nel senso che appunto abbiamo detto che entrambi i fattori potrebbero essere coinvolti. Un'idea che potrebbe essere soprattutto anche quella poi in seguito all'utilizzo del software di Spillo, che appunto è andato a identificare che effettivamente vi sia un legame diretto tra abortezzo e mielatobulina, potrebbe anche essere il coinvolgimento di quei, diciamo di quei canali che permettono, che sono posti sulla membrana esterna dei mitocondri, i VDAC, e secondo appunto la mia ipotesi potrebbe esserci un coinvolgimento di questi canali che permettono praticamente, una volta che la tubulina si attacca a questa estremità del canale VDAC, avviene l'apertura di questi canali, quindi anche con una fuoriuscita di calcio. E quindi tutto questo va a scompensare il mitocondrio, che come abbiamo visto poi anche dalla parte della microscopia elettronica, va diciamo proprio a cambiare anche morfologicamente, avere questi fenomeni di allargamento di swelling proprio del mitocondrio stesso, e potrebbe essere un motivo per cui proprio a seguito poi di un deficit energetico venga anche poi compromessa la sua capacità di essere trasportato lungo l'assone. Però l'idea è proprio quella di andare a vedere anche proprio temporalmente, non sarà facile perché i tempi sono stretti, cioè parliamo di eventi che comunque vediamo entro le 24 ore. Va Però bene, grazie. se qualcosa avviene prima di qualcos'altro, nel senso che Sì. comunque il target ultimo, la degenerazione assonale, è un evento che accomuna un po' vari chemoterapici, e quindi anche a livello di sintomatologia abbiamo questa neuropatia principalmente appunto sensitiva, anche data da questa degenerazione assonale. Quindi non è detto, potrebbero avvenire in contemporanea, quindi il vortezzo mi potrebbe agire o sul mitocondrio o su proteine che legano il trasporto assonale, e quindi avere entrambi i fattori, piuttosto che avere un primo coinvolgimento dei mitocondri, che quindi poi va a dare un deficit energetico, e che quindi a catena poi abbiamo un trasporto assonale alterato. D'accordo, grazie Cristina. Allora, adesso stimolo un po' le domande. Forza, chi comincia? Non è possibile che non ci siano domande. Forza, forza, non fate i timidi. Se no faccio altre domande io, cioè io, come sapete, sono una fonte inesauribile di domande. Allora, non vi suscita curiosità? Significa che si sono fatto chiaro. Un'altra della commissione, o c'è qualcun altro che fa No, domande? dai, allora Alessandra, conto su Mi di te per la lancio. domanda. Allora, ovviamente molto molto interessante, davvero, e complimenti, come premessa. Volevo un chiarimento. Io ho inteso ad un certo punto della presentazione che sono state fatte delle valutazioni di vitalità. Giusto, dopo che è stato affrontato l'argomento del movimento dei mitocondri che si rallenta sostanzialmente lungo la via anterograda piuttosto che retrograda, poi ho visto delle valutazioni sulla vitalità cellulare, ma era legata alla vitalità cellulare, quindi del neurone? Ho capito giusto? In realtà la domanda era, siccome appunto cioè, l'idea è, alla fine, siccome tutti o vari chemoterapici insomma portano anche l'alterazione del traffico mitocondriale, magari è un evento secondario, quindi può essere che magari già il neurone di per sé non sta bene e quindi si abbia appunto un'alterazione in questo traffico, non come meccanismo precoce ma come evento tardivo. Quindi ho Come una semplicemente cosa. voluto capire la condizione della cellula, se anche a livello proprio di salute, quindi con una conta banale su appunto, diciamo, griglie, vetrini con griglie, siamo andati semplicemente a vedere proprio se vi fosse una riduzione della sopravvivenza neuronale, per capire se era già uno stato che magari quella concentrazione di farmaco portava mortalità o comunque era subletale. Appunto, perché nella pratica non si è vista una differenza, giusto? Quindi mi aspettavo che comunque i neuroni stiano bene. Ma per cui c'è questa, diciamo, condizione particolare per cui non c'è diciamo, uno scatenamento di un qualche processo
che violentemente già porta alla diciamo perdita di vitalità della cellula, però c'è già un rallentamento dei mitocondri e contemporaneamente, se non ho capito male, tutto questo però dà tutta un'altra serie di altre, diciamo, manifestazioni nell'arco delle prime 72 ore dal trattamento. Cioè, io quello che non riesco a capire è quanto apparentemente questo evento sia così tossico, perché ci sono dei parametri che sembrano indicarlo, però nello stesso tempo non si vede un'attivazione di meccanismi che dovrebbero essere associati con la vitalità cellulare. Probabilmente. Non so se mi sono spiegata, però mi incuriosisce questo aspetto. Probabilmente, cioè, appunto, come tempistiche, è un po' giocato proprio sulle piccole tempistiche, come diceva anche lei. È proprio il fatto di, evidentemente, comunque poi il neurone ci mette un pochino di più andare incontro a apoptosi, quindi le 72 ore probabilmente, passato poi quel termine, avremmo anche poi valutato anche delle differenze invece a livello di sopravvivenza. Quindi è proprio per quello che questi meccanismi sono valutati a tempi precoci, in cui già abbiamo un'alterazione dei meccanismi di neurotossicità, ma non che portano a morte. Vabbè, mi veniva da suggerire, poi non so se è una cosa che avete già pensato, di comunque provare a fare una valutazione della differente composizione lipidica, che potrebbe essere uno degli eventi ancora precoci, diciamo così, a quella che è la cascata apoptotica, ma che in alcuni casi già indica un'attivazione di meccanismi che vanno verso l'apoptosi. Quindi nel contesto in cui voi siete, di fatto non vedete questo, non è ancora percepibile sulla vitalità, ma già è indicativo di un'attivazione. Questo era un pensiero che ho fatto durante la presentazione. Sicuramente un ottimo consiglio. E per quanto riguarda poi anche i lipidi, sappiamo poi anche da studi proprio recenti, anche in questo caso sì, anche in questo caso proteotnici, un altro articolo rispetto a quello che ho mostrato, ma come bortezomib vada proprio a inficiare anche a livello proprio lipidico. Quindi sicuramente questo è un ottimo consiglio, sì. Infatti era un altro, diciamo, target eventuale, in cui però hanno già... C'è già un lavorone, avete già tanto lavoro da fare, ne aggiungerei dell'altro, però buon lavoro. Un scontro che è già appunto stato visto in un'altra tipologia di modello, però appunto è già stato evidenziata anche una compromissione proprio a livello proprio di studi di metabolomica, e quindi alterazioni poi anche dei lipidi. Questo grazie. Sì. Grazie a lei. Allora, ci sono altre domande? Il campo, diciamo, della neurotossicità è un campo veramente interessante, che può avere mille e mille, diciamo, rivoli, se così possiamo dire, no? Uno è un po' come al solito le famose bambole, che una apri una, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Quindi le curiosità possono essere tante. Il lavoro è tanto e forza su. Qualche domandina? Allora, buongiorno a tutti, io sono Laura Musazzi, scusate, sono senza video. Sì, ciao Laura, ciao, come va? Ciao, bene, dai, tiriamo avanti. Sì, procediamo. La presentazione è davvero molto interessante. Faccio più una domanda un po', forse che va un po' fuori, no, dal progetto in sé, però... Ho trovato, vabbè, sicuramente molto interessante sia l'idea progettuale che le tecniche applicate. Io studio neuropsicofarmacologia, mi chiedo, nulla si sa rispetto ai neuroni nel sistema nervoso centrale, cioè in questi stessi meccanismi che tu hai studiato nella neuropatia periferica, non c'è nulla sul sistema nervoso centrale? Ma sicuramente le compromissioni dei mitocondri comunque ci saranno anche a livello centrale, quello poco ma sicuro, piuttosto che esente dal progetto, ma ad esempio il ramo dei biomarcatori anche a livello del centrale è molto sviluppato come malattie neurodegenerative. Anche no, questo assolutamente. Io scusami, in realtà non ho specificato bene la domanda. Pensavo soprattutto all'ambito, la parte insomma in cui hai spiegato gli effetti, per esempio, dei chemioterapici, no? Ma
Allora, a livello centrale, tipo ad esempio il vortezomi non passa a livello centrale. Ok. Proprio in una, anzi, ah no, non ce l'ho tolta la slide, però proprio in uno dei lavori che ho presentato, di cui però non ho fatto vedere la slide, vi è proprio anche l'inibizione del proteasoma, ad esempio, che è appunto il target di vortezomi, e si vede come a livello del brain non c'è nulla, proprio perché, come ho solo brevemente accennato, vi è una barriera diversa tra il centrale e periferico, quindi in certo, realtà... Sì, sì, ovvio. A livello di danni, per quanto riguarda il centrale, non passando la barriera, siamo un pochino più tutelati a livello appunto, del centrale. Grazie Laura. Grazie per la risposta. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande all'ultimo minuto, io vi ricordo che questo... seminario è stato registrato, comprese le domande, solo proprio la diapositiva iniziale mi è sfuggita, Cristina mi perdonerà, e la dottoressa Guido poi metterà sul sito del Dipartimento il link dove poter seguire, dove poter riseguire il seminario, oppure chi non è riuscito a partecipare oggi, quindi ad ascoltarlo. E c'è anche un canale YouTube nel quale sono registrati tutti i nostri seminari di dipartimento. Vi ricordo il prossimo, che è il 14 aprile, con il del dottor Belingheri. Allora, io quindi ringrazio... Scusami, posso fare una domanda all'ultimo? Sono Chiara, non ho certo. Il video. Posso fare, sì, sì. Scusami, ma sono... No, volevo chiedere una curiosità a Cristina, poi magari... siccome parlavi delle alterazioni dei mitocondri, quindi del deficit mitocondriale, quindi produzione di energia, e visto che nel sistema nervoso periferico abbiamo visto esserci tutto l'aspetto glutamatergico e la caratterizzazione dei trasportatori che è stata fatta, eccetera, eccetera, avete già fatto qualcosa da questo punto di vista? Oppure cioè, un aspetto che non avete comunque considerato ancora? Abbiamo ancora indagato. Okay. Nel senso che abbiamo fatto con altri chemioterapici, è già stato indagato come aspetto, ma non nello specifico su vortezomi. Infatti, siccome sapevo degli altri, volevo capire. Esatto. Perché poi dicevi che erano... alterazioni anche a breve termine, no? Quindi che eventi precoci, i trasportatori essendo energia dipendente magari appunto nelle fasi iniziali comunque hanno questo deficit e quindi c'è accumulo anche lì di effetto citotossico, stress ossidativo, insomma tutto quello che sappiamo che poi può portare anche all'alterazione, perché mi sembrava che poi c'era qualcosa anche come studi sugli antagonisti, no, del glutammato per poter risalire, appunto io ho visto contrastarlo. Vortezomi. Scusa, ma sono col cellulare, ti sento male, sento in utenza e forse anche tu mi senti così, scusami. No, io ti sento bene. No, semplicemente non ne sono a conoscenza, nel senso che appunto in realtà come vortezomi, ma carfizomi ancora meno, non è nota. Sicuramente è una cosa che comunque va indagata, proprio perché come dici può essere correlata benissimo. In realtà questo anche appunto dei mitocondri, di questa ipotesi di mitotossicità è già stata comunque sollevata, ma non totalmente dimostrata, quindi è proprio una delle cose, capire se vi è differenza tra vortezomi e carfizomi a questo livello, e quindi possa essere considerato diciamo peculiare solo di vortezomib, e poi andare a vedere cosa relativo appunto a un deficit energetico possa essere correlato, quindi sicuramente anche il glutammato. Ok, grazie. Ciao, domanda, complimenti ancora. Grazie, Chiara. Domanda all'ultimo momento. Scusa Mila, io non volevo fare una domanda alla dottoressa Meregalli, ma sapere di quel seminario che è nominato dal dottor Belingheri è già stato comunicato, perché io non me lo sono perso. No. Ok, è il primo annuncio, quindi arriverà una mail. Io comincio ad annunciarlo prima. Va bene, va bene. Gli annunci avvengono quasi all'ultimo momento, così non li dimentica. Grazie. No, è solo, poiché siete qui, vi voglio solo ricordare che il 14 aprile ci sarà un altro seminario, è solo per questo.
Va bene, allora ringraziamo il team seminari, ringrazio ancora la dottoressa Meregalli per la sua disponibilità e grazie, è stato un bel seminario, molto piacevole, e l'applauso da parte mia come se fossimo in aula e poi da parte sempre del team seminari auguriamo a tutti quanti una buona Pasqua. Anche se dobbiamo tener conto della situazione difficile e complicata che stiamo vivendo. Quindi un saluto a tutti quanti. Grazie di aver partecipato. Grazie, grazie mille e grazie. Grazie a tutti, veramente di cuore. Grazie. Ah, grazie. 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 Ciao. Ciao. Grazie, buona Pasqua. Grazie. Buona Pasqua. Arrivederci. Camila. Ciao.